Partiamo con un ospite molto particolare, secondo me, in studio con noi Iravox, buongiorno! Buongiorno, ciao, come va? Ah, porti con l'applauso, che bello! Grazie, grazie! Sono contentissima di essere qui a Radio Hinterland, è una mattina fantastica, tu mi hai offerto un caffè gustosissimo e sono contentissima di essere qui con voi e con i radioascoltatori che ci stanno ascoltando. Non a caso la trasmissione appunto si chiama Il Caffè delle 10, quindi mi sembrava doveroso. È giusto, e poi anche buonissimo, devo dire, veramente mi ha sorpreso, sembrava di essere a Napoli, proprio un caffè doc gustosissimo, e poi abbiamo conosciuto anche le persone che lavorano con te, sono simpaticissime, il posto è carinissimo, mi avete messo a mio agio, sono proprio contenta. Adesso tra un po' entreremo nei meandri della tua carriera artistica. Me lo dici che facevo fuori onda? Ho detto... Spieghiamo perché tu non mangiavi se non guardavi il pranzo servito. Perché Corrado era uno dei miei, è stato uno dei miei primi idoli. L'idea di fare un programma in radio è nata anche grazie a lui. Ma torniamo al nostro ospite di questa mattina, Iravox. O comunque come di battesimo Lorena, giusto? Esatto, Lorena Violetta. Ah, okay, un altro scoop nello scoop, Violetta. Bene, bene, bene. Allora, cominciamo a entrare nella tua carriera, nella tua vita artistica, se possiamo dire così. Allora, innanzitutto, quando è partita? Allora, è partito tutto con mio padre. Sì. E tu dirai cosa c'entra tuo padre? Allora, mio padre c'entra perché lui era cantautore. La figlia di un cantautore nasce e già nella culla viene bombardata di musica. Okay. E allora ero piccolissima e già mi dovevo sorbire gli album interi dei Pink Floyd, i Genesis, tutte cose che per un neonato devono essere state traumatizzanti. No, vabbè, poi c'era anche qualcosa di più leggero, perché mio padre non solo ha amato molto la musica internazionale, ma anche quella italiana, per cui tra un U2, un Police, un Cure, un King Crimson arrivavano poi anche grandi maestri italiani, Gino Paoli, Milva, Mina, la Bertè, e la piccola Iravox nella culla ha iniziato a fare i suoi primi vagiti cantando, invece di dire mamma, cantavo il cielo in una stanza. Ovviamente quando la musica si respira in casa ti permea e tu diventi proprio un tutt'uno con quello che stai respirando, il tuo DNA è tutto intriso di questo amore per la musica che diventa poi viscerale e poi diventa inscindibile da te. E poi si combina danno irreparabile, perché ormai non potrei più vivere senza musica. Okay. Non solo fruirla, ma anche farla, perché poi molto presto, già intorno ai 10 anni, ho sentito forte l'esigenza di creare un mio mondo musicale, per cui tutto quello che erano le poesie, il diario segreto nel quale scrivi le tue impressioni, è diventato poi materiale per fare i testi delle mie canzoni. Ok, bene, bene, bene. Bella questa cosa che hai detto. Senti, per quanto invece riguarda il nome d'arte, sì. Anche qui, cioè, come è partito l'idea di Iravox? Allora, anche qua c'è una storia, secondo me, un po' simpatica, carina. Allora, praticamente il primo pezzo che io ho composto nella mia vita si chiama Ira. Allora, Ira è stata scritta per l'Irish Republican Army, cioè I puntato R puntato bla bla bla. Allora, diciamo che poi ho performato questa canzone dal vivo al liceo, durante una festa di fine d'anno,
E io ho presentato la canzone, l'ho presentata in maniera un po' come me, come il mio carattere, un po' veemente, così un po'... sì, diciamo che mi sono fatta notare sul palco, anche perché a fine pezzo mi sono buttata sulla gente. Ah, okay. E per cui diciamo che i miei compagni di liceo si sono ricordati molto di questa performance, però... tutti ricordavano Ira, il nome del pezzo, e nessuno ovviamente ricordava Lorena Asaro, per quanto sia un nome bello, comunque armonioso, però vabbè, non c'erano appigli mnemonici o associazioni mentali da fare, tali per cui il giorno dopo qualcuno si potesse ricordare Lorena Asaro. Invece Ira era un attimo, chi lo associava al sentimento, chi all'Irish Republican Army, chi al nome, perché esiste proprio come nome proprio Ira, Ira Gershwin. Sì. Al che hanno iniziato tutti per i corridoi del liceo a chiamarmi, a appellarmi col nome di Ira. E tu pensa, io ritorno sui banchi di scuola e la gente inizia a dirmi ciao Ira, ciao Ira, ciao Ira è uno, ciao Ira è due, ciao Ira è tre. Ho detto basta, mi hanno battezzato, è così perché me l'ha dato il pubblico, per cui è Ira. Successivamente cosa è successo? Che qualcuno mi ha fatto notare che l'accezione poteva essere negativa del nome. Okay. E a malincuore ho dovuto mettere un suffisso, che è quello di Vox, di voce, per ammorbidire il tutto e per spostare appunto questa connotazione sul punto di vista musicale. Per okay. cui sì, ok, Ira, perché mi sta a pennello, perché il carattere si sposa bene, però Vox per denotare appunto che si parla comunque di musica e di non voce. Di terrorismo. Okay, okay. Ecco, okay, a scanso okay. di equivoci, okay, Ira okay, Vox. Perfetto, perfetto. E siamo tutti contenti. Perfetto. Senti, io so che questa mattina ci fai un grande regalo. Speriamo. Perché so che hai un'anteprima. Assoluta, assoluta, l'ho tenuta per te. Grazie mille, un'anteprima assoluta. Vogliamo ascoltarla? La vuoi annunciare tu? Come no? Vi auguro solo questo, che l'estate 2015 possa essere per ognuno di voi un'estate in controluce. Ci ascoltiamo intanto Giro Tondo. Perfetto. Giro Tondo, Ira Vox. Abbiamo avuto qualche piccolo problema questa mattina in regia. Vedremo comunque di risolverlo, perché io voglio metterlo. Beh, ma comunque posso dire una cosa? Da un certo punto di vista meglio così, perché almeno stiamo creando pathos e stiamo facendo salire l'attesa, giusto? Assolutamente. La gente adesso è aggrappata sui muri, nelle case. Qualcuno sta graffiando il tavolo con le unghie perché dice: ma quando arriva questa prima, e così li teniamo tutti incollati per un'ora ad ascoltarci, giusto? Assolutamente sì. Senti, allora, visto che ci siamo ascoltati sì. Giro Tondo, raccontaci anche qui come è nata, come mai il titolo appunto di Giro Tondo e che cosa rappresenta questa canzone per Perfetto. Te. Perfetto, allora il come mai il titolo lo capirai dopo che ti avrò spiegato il pezzo. Allora, Giro Tondo va spiegato sia dal punto di vista del testo della canzone sia dal punto di vista del videoclip, che invito tutti i radioascoltatori ad andare a vedere. Allora, il testo di Giro Tondo congela quel momento in cui l'adolescente si sente spaesato, e allora arrivano qua delle belle metafore della serie: sono io che sto crescendo o il cielo che si abbassa sulla mia testa, sono io che sto girando o è il mondo velocissimo che sta vorticosamente girando intorno a me. E tutte queste amletiche domande che il teenager si pone dovrebbero avere un'unica risposta, e cioè: sì, va bene, c'è il momento di spaesamento, però alla fine bisogna che tutti trovino dei centri di gravità permanente. E per cui auguro a tutti, artisti e non artisti, di poter affermare se stessi, di poter coltivare le proprie passioni, di poter non essere mai schiacciati, ma di avere sempre questa possibilità di libertà di pensiero, di parola. E qui ci attacchiamo appunto al videoclip. Il videoclip parla proprio di questo, cioè io demonizzo il mondo dei reality show musicali, dei talent, okay. perché
colui che vuole affermare la propria arte in questo momento storico musicale molto difficile poterlo fare se non si transita dal talent. Scusa se ti interrompo. Prego. Fare un po' ritornare un po' alla gavetta come si faceva, non prima. Solo certo la gavetta indubbiamente ci vuole, però una volta che poi hai fatto la gavetta, il tuo lavoro è stato creato, hai il tuo mood, il tuo sound, le tue canzoni, non è possibile che per emergere poi tu debba andare a cantare le cover in televisione per forza, se no non esci. Ok. Perché ci deve essere anche un canale alternativo a quello. Assolutamente. C'è chi va al talent, chi ha piacere andare al talent, perché magari c'è in qualche artista una componente di esibizionismo più forte che in altri. E ci sono magari invece cantautori, magari chitarristi, perché non per forza bisogna cantare e basta. C'è anche il musicista che in questo momento storico viene molto mortificato. Gente che fa degli album solamente chitarristici o fa dei generi musicali che non sono molto radiofonici, questa gente è ormai sparita. E comunque la via del talent sarà anche immediata, sarà anche nell'immediato gratificante, perché ovviamente arrivi immediatamente a un pubblico di una vastità inimmaginabile, però poi questa scatola televisiva, quando non servi più e non assolvi più alla funzione di personaggio televisivo, nella maggior parte dei casi si rompe questa bolla e tu ritorni nell'anonimato, così con quella velocità con la quale la TV ti ha scaraventato invece nella popolarità più grande, più immediata. Ok. Allora, torniamo alla nostra ospite in studio, Iravox. Allora, ci avevi accennato di questo concerto, evento che ci sarà? Sì, allora, questo evento durerà 3 giorni, okay. Per cui dovrebbero essere venerdì, sabato e domenica, dunque siamo 22, 23, 24 maggio. All'autodromo Dino ed Enzo Ferrari di Imola ci sarà l'International Motor Fest, okay. Per cui ovviamente, come tu sai che sei un maschietto, sai meglio di me, raduno motoristico vuol dire che ci sono delle esposizioni di Vespa, di Ferrari d'epoca, degli stunt che faranno delle evoluzioni con le macchine, dei car show, okay. Per cui insomma ci sarà da divertirsi e niente, se avete piacere ci troviamo a Imola. Senti, invece per quanto riguarda live tuoi personali, hai già qualcosa in ballo? Allora, ti devo dire ahimè no, perché? Perché noi stiamo preparando un qualcosa che non sia soltanto suonato, ma vogliamo creare una sorta di show, una performance. Performance nel senso che abbiamo sempre desiderato di avere un impianto visivo molto forte alle spalle, per cui performare davanti ovviamente con i musicisti, con la cantante e anche con un DJ, perché avremo sul palco musicisti, cantante e DJ, con alle spalle delle videoproiezioni che saranno estrapolati da tutti questi videoclip. Diventerà praticamente una sorta di mondo visivo e musicale nel quale speriamo che lo spettatore venga completamente assorbito. Ok, allora proviamo a vedere se questa volta riusciamo ad ascoltare i nostri prima. Ci riproviamo. Facciamo questo tentativo. Sì. Contro luce, giusto? Contro luce. E allora proviamo ad andarcela ad ascoltare. Ultima parte di intervista con la nostra ospite in studio di questa mattina. Senti, noi di solito agli ospiti che ci vengono a trovare in studio facciamo scegliere una canzone. Che bello. Tu che cosa hai scelto questa mattina? Allora, guarda, io ho scelto Take On Me degli A-ha. Come mai questa scelta? Allora, perché quello degli A-ha è un mondo musicale molto affine al mio, in quanto loro hanno un impianto pop permeato di elettronica. Hanno tante tastiere, facendo una commistione
con degli strumenti appartenenti magari anche al mondo, che ne so, della classica. Ah, okay. Per dire, a un certo punto sono arrivati a mischiare i violini, per cui le sezioni d'archi, con i groove. E questa cosa mi ha sempre affascinato moltissimo. Infatti, se tu hai notato i miei due brani che abbiamo ascoltato oggi, uno è appunto pop elettronico e l'altro è la commistione tra rock e dubstep, sì, sempre permeato di elettronica, per cui è un mondo che mi rispecchia molto, quello appunto del crossover e quello appunto delle tastiere, che mi piace sempre molto abbinare al pop rock, cosa che in Italia vedo fare molto poco. All'estero lo fanno tanto, però se lo fanno i Muse, gli U2 sono dei geni, quando lo fai in Italia non si sa perché iniziano a pensare che tu voglia fare la dance solo perché molti di quei suoni appartengono anche e vengono anche tanto sfruttati dalla dance, ma alla fine rimane pop rock con delle chitarre anche molto importanti, e ci tengo a sottolineare pop rock. Ti anticipo che forse uscirà qualcosa di più densereccio, densettaro in inglese, però in italiano non se ne parla. Allora noi però aspettiamo, esatto. Anche noi aspettiamo. Allora aspettiamo di vedere se è vero, sì, che si concretizzi, sì, quest'altro sogno. E allora, per ringraziarti di essere stata con noi questa mattina, di essere venuta a trovarci, quando vuoi venire alle porte di Radio Inter sono aperte, spero che ti sia divertito. Sono stata benissimo, voi siete stupendi e mando un abbraccio gigantesco ai radioascoltatori di Radio Interland. Rimanete sintonizzati perché questa è una grande radio con grandi persone. Perfetto, grazie mille a Ira Mozza. E allora, per salutarci, ascoltiamo Take Me di AA. Mi è piaciuto come hai pronunciato AA. Ecco, ho sentito. E noi siamo in chiusura di questa puntata. Io ringrazio come sempre il nostro Riccardo, che ha curato la parte tecnica. Ma siamo già in chiusura, veramente. Hai visto? È volata oggi. Anche settimana prossima ne abbiamo altre. Allora voleva ancora tempo. Bene. Così ringraziamo ancora la nostra ospite Iravox, che è stata con noi. Ti è piaciuta te con me? Molto, molto. Sembra già di essere al mare. Sì. Però... poi la giornata comunque merita. A settimana prossima con il caffè delle 10. Ciao ragazzi, spero che questa puntata di Il caffè delle 10 con Vieni Salma, salutiamo, ci stanno guardando, alla prossima puntata, ciao, che sarà divertentissima. Ciao.